con la Z900. Modello che si aggiorna per il prossimo anno, hanno cambiato completamente l'estetica, mentre molto rimane lo stesso, c'è una marea di gente con la Kawasaki, quindi vi farò vedere quello che riuscirò a farvi vedere, perché sono tutti qua calcati sulla Z900. Questo è il nuovo faro. C'è il cambio elettronico, e vediamo se riesco a mostrarvi anche la strumentazione, ma non penso. Vediamo, Vedi come ti devo dire? Mi piace, è inutile dire, mi piace. Ok, l'avete in quattro. L'avete intravista. Intanto si spostano un po'. Allora, come linee vi dico, sono un po' troppo morbide, secondo me, restivo la 2024, tutto resta. Una zona. Intanto qua parlano della Zontes, intanto qua. È bella? Sì. Porca puttana. Solo che quando c'ero salito... Questa è la colazione nera. La strumentazione intanto. La Kawasaki, magari. La faccio vedere un po' meglio. 15-5 pollici. Ok, dai. Rimane invariata come gomme. Vedo il disegno del nuovo display. Dietro è uguale. Up and down. C'è la piattaforma inerziale e c'è anche il cruise control elettronico. Poi questa è la colorazione, quella rossa. Adesso mi farò spazio. Ti faccio vedere anche quella verde, che è più carina sicuramente, la verde. Scusate ragazzi per questi video qua, ma c'è troppa gente. Questa è la verde, fianchetti in alluminio chiari, carina questa parte qua. E vi faccio vedere anche se riusciamo l'SP, l'SE. Questa è la top, l'SE. Eccola qua ragazzi, pianta frenante Brembo sull'SE, Hollis mono, sempre sulla versione SE. Sono esclusive SE, sia il mono Hollis che Brembo, esclusive della versione più costosa. Lo sguardo è bello cattivo. Anche la vista, abbiamo conquistato la vista laterale anche. E queste ragazzi sono le nuove Z900, verde, rossa e la variante a sé. Prezzi non comunicati, ma si pensa sempre 10.500-10.600. Questo quantomeno si pensa. Ovviamente per la base, mentre la SE potrebbe costare sulle 12.000 euro circa. Niente, nei commenti ragazzi ditemi un po' cosa ne pensate. Ora, questa è l'ultima moto che vi metterò dall'Equa, perché veramente, cioè guardate, c'è gente ovunque, è impossibile muoversi, è impossibile fare video, quindi spero che comunque vi abbiate graditi questi qua dall'Equa. Oh wow, la vista più completa. Beh, ditemi un po' voi nei commenti cosa ne pensate, se vi piace o se non vi piace.